Allora, buonasera a tutti e benvenuti a questa chiacchierata che facciamo sul quarto movimento della nona di Beethoven. Quarto movimento che, come tutti bene o male saprete, è il movimento più caratteristico perché è il movimento nel quale si introduce la grande novità di questa sinfonia, cioè si introducono le voci cantanti. Si introduce il coro e si introducono i solisti, che sono in buona sostanza la motivazione per cui questa sinfonia è passata alla storia in maniera particolare rispetto alle altre, perché è la prima volta nella storia che si introducono di questi elementi e che la sinfonia viene ad avere anche una dimensione vocale e quindi anche la dimensione testuale legata alla parte vocale all'interno del proprio organico. Ora, il quarto movimento della nona non solo è lunghissimo, perché dura poco meno di mezz'ora da solo, ma è un movimento tremendamente complesso. Cerchiamo intanto di capire, quest'oggi io voglio ragionare più che altro sulla forma, quindi capire la sua struttura, come è fatto, e non è una cosa elementare. Non è una cosa elementare perché non è chiaro come sia fatto. Allora, la prima cosa che viene da dire a sentirlo, possiamo considerarlo un tema con variazioni. Un tema con variazioni c'è il tema dell'inno alla gioia, ovviamente, che si ripete, si ripropone tante volte, ci sono tante variazioni di questo tema, sono davvero tante, sono nove. Per cui potrebbe venire da dire, ma nonostante il tema con variazioni non sia esattamente la scelta tipo, la scelta più tipica per l'ultimo movimento di una sinfonia, non è neanche una cosa così assurda, per cui potrebbe essere. D'altra parte, questo movimento non è precisamente un classico tema con variazioni, perché il tema con variazioni è una cosa molto chiara. C'è il tema e poi le variazioni. Quindi tema, prima variazione, seconda variazione, terza variazione, si va avanti così. Questo è un tema con variazioni. E un po' è così, ma un po' contiene degli altri elementi. Per esempio, contiene un altro tema. Questa è una cosa assolutamente anormale nell'ambito di quello che è un tema con variazioni. Cioè, è il tema Zeitumschlungen, Millionen. E non è normale che ci sia. Questo è un secondo tema che viene poi anche elaborato. Quindi non è solo un elemento di transizione. È un tema vero e proprio. In un tema con variazioni il tema è uno, non sono due. Poi ci sono una serie di altre cose, ci sono degli sviluppi, c'è tutto il prologo di cui parleremo ampiamente. Quindi, che cos'è esattamente? Allora, non è una cosa chiara. C'è una tesi interessante. C'è una tesi interessante che, se non erro, è di Rosen, non ne sono sicurissimo, ma credo sia di Rosen. Secondo la quale il quarto movimento della nona è una sorta di sinfonia nella sinfonia. Quindi è sostanzialmente costituito di una serie di sezioni che presentano caratteristiche che vanno a richiamare i movimenti di una sinfonia e diventa quindi una sorta di sinfonia in quattro movimenti all'interno del quarto movimento di una sinfonia in quattro movimenti. Un notevole livello di uso nelle scatole cinesi, se vogliamo. Ora, non possiamo essere sicuri se Beethoven abbia voluto costruire questa struttura, anche se certamente, diciamo, non è una cosa che è uscita del tutto per caso. Se abbia voluto richiamare una sinfonia con l'ultimo movimento, quello che possiamo dire per certo è che nel movimento ci sono, senza alcun dubbio, delle scansioni formali. A volte molto, molto nette, quindi dei cambiamenti improvvisi di stile o delle interruzioni del discorso musicale, che rendono questa interpretazione, diciamo, quantomeno ragionevole. Adesso, la prima cosa vi faccio sentire un esempio minuscolo, una frazione, pochissimi secondi, giusto all'inizio, l'inizio di questo quarto movimento, poi vi dico il perché. Thank you.
come certamente sapete, è l'inizio del quarto movimento. Il quarto movimento comincia in questo modo. Questa cosa di norma viene chiamata la fanfara dello sgomento e pare che voglia essere una rappresentazione dello sgomento dell'uomo davanti alla vita, sostanzialmente. Perché ve l'ho fatta sentire così nel nulla? Perché tutta la prima parte del quarto movimento, in generale, sia che vogliamo interpretarlo come una sorta di sinfonia nella sinfonia, e sia che no, non ci interessi, però la prima parte è un'introduzione che ha una struttura molto chiara. È un'introduzione che a me piace chiamare il prologo del venditore di aspirapolveri. Avete presente, adesso non passano più, ma un tempo i venditori di aspirapolveri porta a porta, quelli che venivano a bussare e a dire: signora, ma se la ricorda quel rottame che le ho venduto settimana scorsa? Ma lo butti via, signora, lo butti via e compri il nuovo modello che le propongo quest'oggi. Ecco, più o meno il concetto è precisamente questo. Beethoven va a citare e sistematicamente rifiutare tutto quello che è la parte precedente della sinfonia, per poi introdurre l'elemento nuovo che è l'inno alla gioia. Come è costruita questa introduzione, questo prologo del venditore di aspirapolveri? Allora, si apre, ci sono una serie di elementi e l'unico che a voi mancava, per questo ve l'ho fatto sentire, era proprio la fanfara dello sgomento. Gli altri sono cosa? Citazioni dei primi tre movimenti. C'è una citazione dell'introduzione del primo movimento, quella aleatoria con le quinte vuote, se vi ricordate. Una citazione dello scherzo e una citazione dell'adagio. E queste citazioni sono tutte unite da una sorta di recitativo. Un recitativo proprio nel senso del recitativo d'opera. Non so adesso quanto voi siate familiari con la letteratura operistica, ma nell'opera, fino almeno alla metà dell'Ottocento, in realtà potremmo anche trovare oltre, il recitativo che cos'è? Il recitativo è un momento musicalmente di passaggio che serve a passare appunto, a far sviluppare l'azione fra un momento musicale e l'altro. È musica nel recitativo, ma non è strutturata. Adesso, per fare una citazione a caso, così fan tutte. Or la spada, scegliete qual di noi più vi piace. Io sono uomo di pace, e duelli non fosse in una mensa. O battervi, o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci. Cara semplicità, quanto mi piace! Cessate di scherzar, o giuro il cielo! Ed io giuro la terra! Non scherzo, amici miei! Ora, è musica, ci sono le note, però non ha una struttura di frase musicale. È semplicemente un sottolineare le inflessioni del discorso per mezzo della musica. Ecco, quello che Beethoven costruisce fra una citazione e l'altra è esattamente questo. Ci sono violoncelli e contrabbassi all'unisono che fanno una melodia che ha questo carattere di recitativo e unisce tutti questi elementi. E su questo noi abbiamo una grande fortuna. Noi abbiamo una grande fortuna perché dovete sapere che Beethoven è un compositore che ci ha lasciato tantissimo del suo materiale preparatorio. Noi abbiamo quaderni su quaderni degli appunti di Beethoven, anche elementi che poi ha scartato, oppure i brani a cui si è ispirato e li ricopiava dei pezzi, per cui dopo io vi citerò un pezzo di Mozart. Come facciamo a sapere che Beethoven ci sia ispirato? A parte il fatto che assomiglia a uno dei temi notevolmente, abbastanza notevolmente, da dire che è improbabile che sia un caso, ma anche perché ci sono i quaderni di appunti e su uno dei quaderni c'è ricopiato, alcune battute di questo pezzo di Mozart. Tra le altre cose, tenete conto che questa è una grandissima fortuna, primo perché non tutti i compositori producono una tale quantità di appunti, e secondo perché non tutti se li fanno avere. Brahms
Adesso io non ricordo se ha lasciato per testamento, se lui stesso, qualche giorno prima della morte, credo lui stesso, ha bruciato la stragrande maggioranza di tutti i suoi appunti e tutte le versioni preliminari di tutte le sue composizioni. Noi di Brahms abbiamo solo le versioni definitive. Perché non voleva che ci arrivassero. Dal suo punto di vista, la versione cosiddetta di ultima mano, questo è il termine tecnico, era l'unica che doveva sopravvivere. Di Mozart abbiamo pochi appunti perché pare che ne prendesse pochi. Di Beethoven abbiamo una marea infinita di appunti. E fra gli altri di questa marea infinita abbiamo gli appunti che riguardano proprio questo prologo del Venditore di Aspirapolveri, in cui c'è il recitativo dei violoncelli e contrabbassi, e questo recitativo ha un testo, che ovviamente scompare nella versione orchestrale perché non è cantato. Coro e solisti arrivano oltre la metà del movimento, circa a metà. Questo non è cantato, però il significato c'è. E quindi quello che io faccio adesso ci divertiamo un po'. Io vi faccio sentire tutto il prologo, al posto che smembrarlo, ve lo faccio sentire tutto assieme. E mentre va, dove ci sono i recitativi dei violoncelli, io vi recito il testo che c'era sugli appunti di Beethoven, che in buona sostanza è come dire che vi faccio i sottotitoli. Ecco, quindi adesso vi faccio sentire tutto questo prologo iniziale con questi interventi. Quello che succede è che ci vengono presentati sistematicamente i materiali precedenti, quindi i movimenti precedenti, che vengono rigorosamente rifiutati. Fino a quando arrivano i legni, fanno un accenno del tema dell'Inno alla Gioia, che è il nuovo materiale, e a questo punto i violoncelli e i contrabbassi sembra che siano contenti, dicono che sì, questo va bene. E poi cosa succede? Finisce il prologo e viene esposto l'intero tema dell'Inno alla Gioia. Da chi? Violoncelli e contrabbassi. Cioè quelli che hanno rifiutato tutto ciò che c'era prima, ci propongono il nuovo materiale. Quindi adesso, dicevo, vi faccio sentire il prologo del Venditore di Aspirapolveri. Oggi è un giorno solenne, amici, sia festeggiato con canti e danza. Questo ci ricorderebbe della nostra disperata condizione. Citazione del primo movimento. Oh no, questo no, qualcos'altro di più piacevole è ciò che chiedo. Citazione del secondo movimento. Anche questo non va. Solo burla. Qualcosa di più bello e migliore. Citazione del terzo movimento. Anche questo è troppo tenero. Qualcosa di meglio bisogna cercare. Citazione dell'Inno alla Gioia.
ci siamo! Ora è trovato! Gioia! E a questo punto c'è il tema che adesso vi faccio sentire. Attenzione che è pianissimo, quindi aguzzate le orecchie, perché più forte di così non ve lo posso far sentire. In questa prima parte quello che è successo è molto teatralmente: tutto ciò che c'era prima è stato rifiutato e invece è stato accettato questo inno alla gioia. Attenzione, ovviamente, ricordiamoci che la gioia a cui si fa riferimento non ha nulla a che vedere con la gioia come sono felice, mi hanno fatto un bel regalo di Natale, non c'entra niente. In realtà sapete, forse ricordate anche dalla prima conferenza, l'inno alla gioia sarebbe dovuto essere l'inno alla libertà, poi per questioni di censura Freiheit è diventata Freude ed è diventato inno alla gioia, però non avrebbe nessun senso, la gran parte del testo in realtà non ha molto senso facendo riferimento alla gioia, quello abbracciatevi o folle immense, questo bacio vada al mondo intero, oppure il verso tutti gli uomini diventano fratelli, che peraltro nell'originale Beethoven l'ha cambiato perché era eccessivo probabilmente dal suo punto di vista per l'epoca e per la situazione in cui andava a proporre la sinfonia, ma il verso originale è il mendicante diventa fratello del principe. Capite che la gioia c'entra fino a un certo punto. Parlando di gioia, lui sta parlando, sostanzialmente sta parlando della libertà, o comunque sta parlando di qualcosa di filosoficamente molto più alto della gioia intesa come una gioia qualsiasi. Allora, adesso vi ho fatto sentire, spero che un po' si sia sentito, il tema tutto, e comunque bene o male dovreste conoscere. Adesso scaviamo un po', da dove viene questo tema? Beh, intanto vi faccio un velocissimo ripasso delle cose che avevo già detto anche nella prima conferenza. Siamo nel 1789, Beethoven è all'Università di Bonn a 19 anni e secondo alcune testimonianze è il momento in cui decide che vuole mettere in musica l'Ode alla gioia di Schiller. Sappiamo anche che l'anno dopo, 1790, a 20 anni, scrive la cantata per l'incoronazione di Leopoldo II, nella quale troviamo un verso che è «Stürzet nieder, Millionen», «Prostratevi, o milioni», e metricamente assomiglia molto, ma davvero molto, a «Seid umschlungen, Millionen», cioè «Abbracciatevi, o milioni», è un verso dell'Inno alla Gioia, tanto che qualcuno ci ha voluto vedere una citazione. Musicalmente no, musicalmente non si assomigliano neanche, però qualcuno ha voluto vedere questo parallelo. Dopodiché, che cosa succede? Succede che c'è un brano che vorrei farvi sentire, una citazione, che non è di Beethoven, è un pezzo di Mozart del 1775. Mozart aveva 19 anni, Beethoven ne aveva 5, ma ha avuto in seguito tutto il tempo di sentirlo, è un pezzo sacro, è il Misericordias Domini K222. Vi faccio sentire una citazione di questo, vediamo se riconoscete qualche cosa. Ci assomiglia all'Inno alla Gioia, né?
E neanche poco. E in effetti sugli appunti di Beethoven troviamo queste battute del Misericordias Domini di Mozart debitamente ricopiate su tre. Quindi diciamo che c'è questo riferimento. Un tema molto simile lo troviamo nel 1794. Nel 1794 Beethoven, a 24 anni, scrive un Lied. Adesso mi perdoneranno quelli di voi che sanno qualcosa di tedesco. La mia conoscenza del tedesco è nulla e la mia pronuncia è pessima. Teufel eines ungeliebten e Gegenliebe. Ora, la prima parte significa il sospiro di una persona che non è amata. E la seconda parte significa amore ricambiato. E è proprio un lead in due parti. La seconda parte, amore ricambiato, ha un tema che è quello che vi faccio sentire adesso. Ecco, e questo tema, voi avete sentito che certamente sembrerebbe che derivi dal tema del Misericordias Domini di Mozart, è però strutturalmente molto simile già a quello che è il tema dell'Inno alla Gioia. E diventa ancora più simile se spostiamo avanti di qualche anno, passiamo al 1808, ciao Mozart, Beethoven ha 38 anni. E compone la Fantasia Corale Opera 80. Fantasia Corale Opera 80 è un pezzo strano, ma proprio molto, molto strano, perché è un ibrido, è un incrocio fra un tempo di concerto per pianoforte e orchestra, una sonata per pianoforte, una piccola sinfonia, e alla fine, nella parte terminale, nel punto di massima tensione, arrivano anche solisti e coro. Arrivano anche solisti e coro con un tema che deriva direttamente da quello del Gegenliebe e quindi da quello di Mozart in seconda battuta, che vi faccio sentire. Ed è questo. Questo è una parte del finale della Fantasia Corale. Ora, si sente chiaramente che è lo stesso tema del Gegenliebe, ma è stato regolarizzato, sono stati fatti dei tagli, la frase è diventata musicalmente più quadrata, assomiglia strutturalmente moltissimo al tema dell'Inno alla Gioia. Non solo strutturalmente, assomiglia anche melodicamente, e poi assomiglia per il contesto, perché intanto c'è quest'idea di una composizione di per sé strumentale, perché appunto la fantasia corale in realtà per struttura è qualcosa di molto più vicino a un concerto per pianoforte e orchestra. Il coro arriva solo alla fine e arriva appunto a sottolineare la parte importante nella parte terminale. E il testo cantato dal coro è un testo che parla di fratellanza fra gli uomini, quindi per quanto non sia il testo di Schiller,
c'è ovviamente un legame di significato, perché noi trascuriamo di norma questo fatto, non stiamo a parlarne, ma il fatto di aggiungere coro e solisti all'interno di una composizione non è una cosa elementare, non è semplicemente l'aggiunta di un elemento timbrico all'organico e all'orchestrazione. L'aggiunta delle voci, a meno del caso in cui le voci cantino a bocca chiusa, comporta l'aggiunta di un testo. E il testo comporta ovviamente tutta una serie di scelte in quella che è l'interpretazione del testo, l'interpretazione musicale, se c'è o non c'è un legame fra il testo cantato e la musica su cui lo si canta. Ed entrambe le cose sono significative, ovviamente, perché vuol dire che il compositore all'una o all'altra ci deve aver pensato. Uno deve aver pensato anche per scrivere una musica che non c'entra niente col testo, se vuole. Di conseguenza è tutta una dimensione in più che spesso rimane inesplorata. Qua, tra la Fantasia Corale Opera 80, anno 1808, e la Nona Sinfonia, che è stata eseguita per la prima volta nel 1824, noi vediamo dei legami molto significativi. Ora, questo era un po' di storia per dirvi come si arriva al tema dell'inno alla gioia. A questo punto, che cosa succede? Beh, abbiamo sentito il tema eseguito da violoncelli e contrabbassi all'unisono senza alcuna forma di accompagnamento. Che cosa succede andando avanti? Beh, comincia, vi dicevo che questo movimento potrebbe essere interpretato almeno in parte come un tema con variazioni, comincia esattamente questo, una serie di variazioni. Quindi noi abbiamo appena sentito il tema nella sua forma più scarna, abbiamo una prima variazione in cui si aggiungono le viole, i contrabbassi lasciano il tema e diventano un vero ruolo di basso, e si aggiunge un fagotto a fare un controcanto molto ben udibile, perché è l'unico strumento a fiato che c'è in un gruppo di archi. Seconda variazione, tutta la sezione d'archi, il tema lo prendono i violini, c'è sempre ovviamente però il fagotto. Terza variazione, la piena orchestra. Quindi abbiamo queste tre variazioni. Dopodiché c'è un elemento di per sé, possiamo dire poco chiaro in che senso, non in senso musicale, ma nel senso che se dobbiamo capire che ruolo ha nella struttura, non è così facile intenderlo. Potremmo supporre che sia una coda, quindi un elemento conclusivo, però oltre che una coda è anche uno sviluppo di elementi precedenti. È una cosa che fino a Beethoven di norma non si faceva, ma da Beethoven in avanti capire esattamente cosa sia coda e cosa sia sviluppo è un po' un camminare sul filo di lama. Adesso io vi faccio sentire solo l'inizio delle prime tre variazioni e di questa coda o sviluppo che sia. La prima variazione è questa, dicevamo, viola, violoncello e contrabbasso con il fagotto a fare il controcanto. Eccetera, è un peccato interromperla, ma se sentiamo tutto ciò che non è un peccato interrompere, sentiamo l'intera sinfonia. Seconda variazione, quindi tutti gli archi e fagotto. E poi terza variazione a piena orchestra. Eccetera. Coda o sviluppo, quindi non sapremo mai, può essere entrambe le cose e in effetti è entrambe le cose, anche di questa vi faccio sentire l'inizio ed è questa.
Ed eccoci, qua termina una parte, una prima parte sostanzialmente, perché che cosa succede a questo punto? A questo punto si ripresenta la fanfara dello sgomento che avevamo sentito all'inizio, che viene interrotta dall'entrata delle voci cantanti, per l'esattezza dall'entrata del baritono. Il baritono, come i violoncelli e i contrabbassi, con i quali fra l'altro almeno coi violoncelli condivide entro certi termini l'estensione vocale, canta un recitativo, esattamente come i violoncelli e i contrabbassi all'inizio, per rifiutare che cosa? La fanfara dello sgomento che torna. Quindi abbiamo la fanfara dello sgomento, entra il baritono che canta questo testo. Lui canta: o amici, non più questi suoni, ma altri intoniamone, più graditi e più gioiosi. Questo è un testo aggiunto da Beethoven, non fa parte dell'Ode alla gioia di Schiller. Ora, perché questo momento è importante? Beh, che sia un momento di snodo nella forma è chiaro. È chiaro perché è il momento in cui entra la voce. Il fatto che fino a quel momento i cantanti solisti e coro siano stati fermi, seduti dietro, e a quel momento, in quel momento il baritono si alzi e cominci a cantare, è musicalmente una cosa significativa, anche perché accade a metà movimento. Noi siamo circa a metà movimento a questo punto, e non è cosa da poco. È evidentemente un punto di snodo della forma. Se vogliamo individuare il quarto movimento della nona come una sinfonia nella sinfonia, come dicevamo prima, allora quello che c'è stato fino adesso, fino all'entrata del baritono compresa, è l'introduzione del primo movimento virtuale. Quindi potrebbe essere l'adagio iniziale, per capirci. Non è un adagio, è un tempo veloce, ma fa da parte introduttiva. Quindi adesso io vi faccio sentire proprio questo, che è il punto di snodo dove comincia quello che potremmo considerare il primo movimento virtuale vero e proprio, che è quello che segue. A questo punto, che cosa succede? Comincia appunto quello che possiamo considerare il primo movimento virtuale. E come è costruito? È costruito su tre variazioni, sostanzialmente. Cioè, la quarta variazione, tre le abbiamo già sentite, tema e tre variazioni le abbiamo già sentite nell'introduzione. Abbiamo la quarta variazione, che ha il tema affidato al baritono solista e al coro nella petite reprise. La petite reprise è un termine tecnico, è una cosa che esiste fin dall'epoca barocca, forse da prima. È la ripetizione dell'ultima frase musicale di una sezione. Allo stesso modo, se voi pensate al tema dell'Inno alla Gioia, l'ultima parte, se ci pensate, è ripetuta. Ecco, quella è in sostanza una petite reprise. E in tutte queste variazioni affidate ai solisti, la petite reprise è affidata al coro. Quindi adesso noi sentiremo solo l'inizio di queste variazioni, non sentiremo l'entrata del coro, ma alla fine di ognuna c'è la ripetizione da parte del coro. Quindi la quarta variazione è affidata al baritono, la quinta variazione ai solisti, al quartetto di solisti, e la sesta variazione sempre ai solisti, ma è una variazione molto fiorita, e infatti ne sentiremo un pezzetto un po' più lungo, sentiremo tutto il tema, tutta la variazione sul tema, in modo da farci un'idea più chiara, perché è molto interessante sentire come Beethoven varia il tema.
primo movimento virtuale, che è costituito da queste tre variazioni, è concluso da una cadenza sospesa, che dopo vi faccio sentire, ma dopo ve la descrivo anche in maniera da riuscire a interpretarla meglio. Allora, questa che vi faccio sentire adesso, questo che vi faccio sentire adesso è l'inizio della quarta variazione con il baritono solista. Eccetera, sempre un peccato interrompersi. Poi quinta variazione con tutti i solisti. E infine sesta variazione con i solisti, ma molto fiorita. E a questo punto, conclusa la sesta variazione, abbiamo quella cadenza sospesa che ferma tutta l'orchestra in una maniera piuttosto inaspettata. Ora ve la faccio sentire per prima cosa. Allora, vediamo un attimo, ve lo faccio sentire, mi metto al pianoforte per spiegare un attimo com'è costruita questa cadenza. Per prima cosa costruisce due cadenze di seguito che sono di per sé assolutamente usuali. Che però non cadenzano nella tonalità su cui è costruita la sinfonia. Perché qua stiamo cadenzando in La, la sinfonia è in Re minore. La è il quinto grado di Re, Re, Mi, Fa, Sol, La. Quindi è la dominante, si chiama così. Il quinto grado di una scala si chiama dominante. È il grado più importante dopo il primo. Ci fermiamo su questo, la natura del quinto grado sarebbe quella di risolvere sul primo grado. Quindi ci si aspetterebbe... Re minore, oppure se volessimo chiudere il Re maggiore, perché ogni tanto capita, invece quello che succede è questo. E rispetto a La è il sesto grado abbassato. Lo fa. Questa è una triade di Fa maggiore. Rispetto a Re minore è il terzo grado, che non è un grado usuale, è la relativa maggiore per chi conosce l'armonia, ma non è un grado dove generalmente ci si vada a fermare. Ora si ferma e questo è, diciamo così, la conclusione del primo movimento virtuale. A questo punto c'è il secondo movimento. Il secondo movimento rappresenta, in sostanza, richiama uno scherzo. Ora, voi sapete che normalmente nelle sinfonie il secondo movimento è un adagio e il terzo movimento è il minuetto o lo scherzo, ma nella nona, per questioni di equilibrio, Beethoven inverte questi due movimenti. E anche all'interno del quarto movimento, interpretato come una sorta di sinfonia nella sinfonia, queste cose sono invertite e abbiamo come secondo movimento, diciamo, quello che è il corrispettivo di uno scherzo. È uno scherzo alla turca. Adesso,
cosa vuol dire? Intanto vi faccio sentire una cosa. Aguzzate le orecchie perché è davvero pianissimo e vi faccio sentire questo brevissimo esempio di quello che succede. Allora, quello che succede è che c'era questo ritmo. Pa, 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 pa. Questa roba si chiama ritmo alla turca. È il ritmo del passo delle bande dei giannizzeri. Se qualcuno di voi ha mai suonato in una banda, sa che si marcia con la gran cassa che fa pa, pa, pam, pam, pa, 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 pam, pam, pa. Sinistre, 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 destra, sinistre. Si marcia su questo ritmo qua. Perché? Ma l'abbiamo preso a prestito proprio da loro. Voi dovete tener conto che siamo nel periodo in cui i turchi sono arrivati a Vienna. Sono arrivati a Vienna e si sentivano quindi le bande dei giannizzeri. E dalle bande dei giannizzeri noi abbiamo preso a prestito di tutto. Abbiamo preso a prestito il tamburo rullante. Abbiamo preso a prestito quello che noi chiamiamo triangolo. Per loro era la mezzaluna, era una mezzaluna di metallo sospesa a due cordini che veniva percossa e suona esattamente come un triangolo. E le cose turche erano di moda, tanto che adesso vi faccio sentire un altro brano. Allora, c'è un brano di Mozart che conoscono tutti, ecco, tanti, troppi, lo chiamano Marcia Turca. Allora, non facciamo gigionate, non si chiama Marcia Turca. È il terzo movimento della sonata 331, si chiama Rondò, perché è un rondò, è la sua struttura, alla turca. Alla turca vuol dire nello stile turco. Adesso io vi faccio sentire l'inizio. Ascoltate, non ascoltate la melodia che la conoscete a memoria, ascoltate il basso e sentite la ritmica del basso. Ecco, l'intero brano è costruito così. Se anche andiamo avanti, tutto il brano dall'inizio alla fine è costruito sul ritmo, sul passo della banda turca. Quello che Beethoven fa, per prima cosa, l'avete sentito, espone questo ritmo, ma quello che fa è costruire un'intera variazione alla turca. Per cui predominanza dei fiati, ovviamente, perché se è una banda, le bande sono fatte di strumenti a fiato, non di strumenti ad arco. Le percussioni, introduce i piatti suonati piano piano, lui non usa non introduce il triangolo, ma i piatti suonati piano piano, sempre per imitare il suono tintinnante della mezzaluna. E quindi costruisce sostanzialmente questo, quella che è, in buona sostanza, la settima variazione, che è la banda turca, basata su questa ritmica, e il tenore solista. Alla fine c'è sempre il coro, ma non ve lo faccio sentire perché sennò stiamo qua a sentire tutta la sinfonia. Però adesso vi faccio sentire questa cosa e questa è la settima variazione. Alla settima variazione segue un lungo sviluppo orchestrale di cui vi farò sentire soltanto l'inizio. Voi sapete che Beethoven era famoso per le sue capacità di elaborazione e per la straordinaria capacità di estrarre dal tema anche più banale tutto ciò che è possibile e costruire variazioni che a sentirle all'inizio non danno l'impressione di derivare dal tema, ma si può dimostrare che ne deriva tutto. Ecco, quindi costruisce un lungo sviluppo orchestrale, dopodiché c'è alla conclusione di questo una liquidazione. Una liquidazione cos'è? È un termine tecnico, una volta di più. Significa una continua iterazione di uno stesso elemento molto breve, sostanzialmente per far capire che non abbiamo più niente da dire e che il discorso è finito e deve arrivare qualcosa di nuovo. E alla fine di questa c'è l'ottava variazione, che fa da ripresa, perché ricordiamoci che questa parte dovrebbe richiamarci uno scherzo. Lo scherzo per natura come è fatto? Lo scherzo, esattamente come il minuetto settecentesco da cui deriva, ha la prima parte che si chiama scherzo,
la seconda parte contrastante che si chiama trio, e poi si riprende da capo lo scherzo. Uguale o con qualche variazione, man mano che si va avanti nel tempo, è sempre più strano trovarlo proprio ripetuto, identico, però comunque in maniera assolutamente riconoscibile. Quindi qui abbiamo il corrispettivo dello scherzo, che è la variazione alla turca, quella che in partitura è indicata alla marcia, per intenderci. Poi lo sviluppo orchestrale che fa da trio, e una volta finito lo sviluppo arriva la liquidazione che ci porta alla replica, che non è proprio una replica, ma quasi, che è l'ottava variazione a organico pieno, quindi coro, solisti e orchestra. Adesso vi faccio sentire queste cose. Questo è l'inizio della settima variazione alla turca con il tenore solista e la banda turca. Poi, dicevo, segue il lungo sviluppo orchestrale, questo è solo l'inizio, dura parecchi minuti. Dopodiché abbiamo il termine dello sviluppo, la liquidazione e la ottava variazione a organico pieno. Questa è la liquidazione. Questo sostanzialmente conclude quello che possiamo considerare il secondo movimento virtuale, quindi diciamo lo scherzo all'interno del quarto movimento. Il terzo movimento, del terzo diciamo submovimento, chiamiamolo così, sarebbe l'adagio. E in effetti cosa succede? Succede che, come vi dicevo già dall'inizio, arriva un secondo tema. Cioè finora, tenete conto, al di là della fanfara dello sgomento, che è una robina molto breve che si è sentita tre volte e basta, noi abbiamo soltanto avuto un materiale musicale su cui lavorare, il tema dell'Inno alla Gioia, che è stato variato in tutte le salse finora, è stato già variato ben 8 volte, questa che abbiamo appena sentito era l'ottava variazione, ma sempre quello è il tema. A questo punto arriva un nuovo tema, quello Seid umschlungen Millionen, che sostanzialmente
qualcosa di molto simile a un corale religioso. Adesso ve lo faccio sentire, anche perché tornerà di una certa importanza nella parte successiva. È molto più lento della parte precedente e in qualche modo potrebbe essere considerato esso stesso l'adagio virtuale, il terzo movimento virtuale all'interno del quarto movimento della sinfonia. Quindi adesso vi faccio sentire l'inizio di questo tema, eccolo qua. Questo sostanzialmente in sé costituisce questa terza parte, questo terzo movimento virtuale. Dopodiché abbiamo il quarto movimento, cioè il finale all'interno del finale, il finale della sinfonia all'interno della sinfonia, all'interno del quarto movimento della sinfonia. Lo so che è uno scioglilingua, ma sostanzialmente questa è l'idea. Quello che succede è questo finale è una variazione, la nona variazione, più una coda, una lunga coda. Allora, la nona variazione è interessante per due motivi, sostanzialmente. Il primo è che cambia di metro, cambia di tempo. Quindi, al posto che il tempo che avevamo fino adesso, abbiamo un tempo in sei. Ora, senza mettersi a fare una lezione di metrica musicale, ma i tempi in sei si battono 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E se sono veloci, tendono a richiamare i ritmi di danza popolare, perché moltissime danze popolari, dalla giga alla furlana, al saltarello, eccetera, eccetera, sono tempi in sei, sostanzialmente. Sono tempi composti, in effetti. Quindi questo è il primo elemento interessante. Altro elemento interessante della nona variazione, il fatto che troviamo sovrapposti i due temi, il tema dell'Inno alla Gioia e l'altro tema che abbiamo appena sentito proveniente dal terzo submovimento, diciamo, cioè quello Seidum Schlungen Millionen, ce lo troviamo sovrapposto, sottoposto per l'esattezza, cioè sopra quello dell'Inno alla Gioia e sotto l'altro, il che ci dimostra che è effettivamente un tema, e non soltanto del materiale di sutura, perché viene elaborato, quindi è del materiale significativo. Alla fine di questa variazione poi c'è una lunghissima coda, che è un tira e molla di parti lente, parti veloci, che dura 4-5 minuti. Vi farò sentire l'inizio sia della nona variazione che l'inizio della coda, dove una volta di più, attenzione, le code in Beethoven e soprattutto nell'ultimo Beethoven non sono mai soltanto code. Non sono mai soltanto elementi di conclusione, ma sono sempre anche elementi di sviluppo. Noi, andando a sentire la coda, ci troveremo all'interno degli elementi già sentiti, degli elementi di tema, sostanzialmente. Quindi adesso vi faccio sentire queste due cose. Questo è la nona variazione con i due temi sovrapposti, ascoltate bene. Naturalmente il tema dell'inno è variato, è variato perché è cambiato di metro, come dicevamo, mentre l'altro è ancora più riconoscibile. Quella che vi faccio sentire adesso è l'inizio della coda finale, della coda conclusiva. Aide.
Sarebbe bello sentirla tutta, ma se andiamo avanti così, se no vi faccio sentire tutta la sinfonia. Allora, e sostanzialmente questa è la conclusione, la coda ci porta alla cadenza finale e la sinfonia si conclude. E sostanzialmente si concludono anche le cose che io ho da dirvi riguardo il quarto movimento di questa sinfonia. Quindi, se qualcuno di voi ha delle domande, vuole sapere qualche cosa, io sono qua apposta.